Nuova operazione alto impatto per i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, che, insieme ai militari del reggimento Campania, hanno eseguito un blitz nel quartiere popolare Penninello. Nell'isolato 21 sono stati rinvenuti 31 grammi di cocaina, 76 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e diverse bustine per il confezionamento delle dosi. La merce era nascosta in diversi nascondigli ricavati nei gradini delle scale comuni e in alcuni incavi nel muro. Nelle fondazioni dello stabile è stato scoperto un impianto destinato con tutta probabilità alla coltivazione illegale di canapa. Trovati anche diversi vasi ancora riempiti di terriccio, mentre la coltivazione era già stata molto probabilmente rimossa nei giorni precedenti. Rinvenuti anche due bossoli esplosi e calibro 9x21. Durante le operazioni sono stati individuati quattro allacci abusivi alla rete elettrica. In un caso i cavi erano direttamente collegati alla rete comunale, con un danno all'ente pubblico. Denunciate all'autorità giudiziaria 5 persone. Negli ultimi 36 giorni nel rione Penninello, 11 le persone arrestate e 16 quelle denunciate in stato di libertà. Inoltre sequestrati 4 armi da fuoco, 544 munizioni rinvenute, un ordigno esplosivo improvvisato dal peso di 400 grammi, una pressa idraulica per la fabbricazione di munizioni per armi da fuoco, più di 3 kg di stupefacente sequestrati. Una pressa per il confezionamento di panetti di stupefacente, un impianto clandestino per la coltivazione illegale di canapa e più di 11.000 euro di somme in contanti e di presunta origine illecita sequestrate.